Buonasera, dopo la preghiera del Rosario, di nuovo in studio, in diretta, per rivivere i momenti più importanti del terzo e ultimo giorno di pellegrinaggio di Francesco in Terra Santa, soprattutto per coglierne gli elementi essenziali. Ci aiuta in questo Stefania Falasca, editorialista di Avvenire. Benvenuta. Grazie, buonasera. Il Papa, tra l'altro, in questo momento è in volo verso Roma, dove atterrerà tra un po' più di 2 ore. Noi però proviamo a questo punto non soltanto a rivivere e a riascoltare la voce del Papa negli eventi di questa giornata, ma anche iniziare a cercare di renderci un po' conto, no, di quello che è successo. Prima, alla vigilia del viaggio, del pellegrinaggio di Francesco, leggevi, ci proponevi di leggere il pellegrinaggio attraverso 3 parole, l'hai fatto in un editoriale pubblicato da Avvenire. Queste parole erano unità, pace e giustizia. Tu hai raccontato il pellegrinaggio prima che avvenisse attorno a queste 3 parole, proviamo a raccontarlo, diciamo, una volta avvenuto, insomma, rileggendolo proprio con queste categorie. Poi anche il titolo scelto era Oltre i muri. Un viaggio oltre i muri e al di là dei muri, e credo che poi queste parole si siano riempite nel corso di questi 3 giorni di significato e di immagini e di gesti come di silenzi. È difficile adesso fare un bilancio, perché poi è un viaggio che è stato concentrato e che contiene in sé un'infinità di viaggi. E quindi è difficile adesso fare il punto. Anche di porte aperte, mi sembra, no? Assolutamente sì, perché come lo possiamo definire? Ecco, innanzitutto, un viaggio che può essere profetico, ma che è un viaggio anche di silenzi, un viaggio di gesti, un viaggio di gesti carichi, di azioni cariche di significato in questo senso, ma non di gesti anche questi in sé compiuti, così importanti, così forti nel loro significato, ma non compiuti, perché lasciano aperto un loro sviluppo, lasciano aperta una possibilità. Questo è proprio nell'intento anche di Francesco, anche del suo magistero, quello di non definire, ma di avviare dei processi, di avviare quasi come segno di premesse per un oltre. Quindi noi l'abbiamo visto attraversare 3 stati, abbiamo visto attraversare questi muri e queste divisioni, ed è in una prospettiva aperta, è un'invocazione, la preghiera anche con questi capi di Stato, e che prelude a un futuro, che prelude a un passo da fare e da compiere insieme. Tutto questo fa questo viaggio che va al cuore, che va come una risalita anche alle sorgenti, che sono questi luoghi che hanno visto la storia della salvezza nascere. E quindi io credo che sia un po' tutti questi viaggi insieme che aprono e anticipano quello che è un futuro. Del resto, anche l'Evangelii Gaudium era questo. Io credo che lui torni a casa con la speranza di lasciarsi un cantiere aperto dietro e di poter progredire, questo sia da un punto di vista della Chiesa, dell'unità dei cristiani, e quello che riguarda la giustizia, perché noi abbiamo visto tutto questo concentrato in poca terra, in poco spazio. L'abbiamo visto quando ha detto al bambino a Betlemme di lasciar stare il passato, no? Di non farsi determinare dal passato, quindi sanare le ingiustizie, sanare le sofferenze e andare avanti, guardare oltre. Il verbo camminare è un verbo decisivo nel Magistero di Bergoglio, già l'indomani della sua elezione, nella prima messa con i cardinali, lo indicò come uno dei verbi essenziali. Ma adesso camminiamo anche noi, andiamo a Gerusalemme da Paolo Fucili per rivivere alcuni momenti della giornata di oggi. Ciao Paolo! Buonasera a te, a Stefania, ai nostri telespettatori. Allora Paolo, iniziamo il racconto della giornata da quello che è stato il momento più toccante, che davvero
ha interpellato le coscienze di ciascuno, le parole pronunciate allo Yad Vashem, il luogo che commemora la Shoah. Sì, è sembrato di tutti i discorsi fatti oggi dal Papa, tutte le parole avute oggi dal Papa, è sembrato il discorso che ha avuto i toni così più intimi, più sentiti, più commossi di tutte le parole di oggi di Francesco. È stata una meditazione attorno alle parole di Dio ad Adamo dopo la caduta del peccato originale. Adamo, dove sei? Quindi anche un discorso semplice, ma sicuramente dallo spessore anche teologico, indubbiamente interessante, che andrà sicuramente riletto. Penso abbia soddisfatto in pieno le attese anche del mondo ebraico in questo momento così atteso, la visita allo Yad Vashem, di cui abbiamo anche delle parole da ascoltare proprio in questo momento, poi possiamo continuare il nostro dialogo. Allora, magari prego la regia di mandarli in onda. Adamo, dove sei? Dove sei, uomo? Dove sei finito? In questo luogo memoriale della Shoah sentiamo risuonare questa domanda di Dio. Adamo, dove sei? In questa domanda c'è tutto il dolore del padre che ha perso il figlio. Il padre conosceva il rischio della libertà. Sapeva che il figlio avrebbe potuto perdersi. Ma forse nemmeno il padre poteva immaginare una tale caduta, un tale abisso. Quel grido, dove sei? Qui, di fronte alla tragedia incommensurabile dell'Olocausto, risuona come una voce che si perde in un abisso senza fondo. Uomo, chi sei? Non ti riconosco più. Chi sei, uomo? Chi sei diventato? Di quale orrore sei stato capace? Che cosa ti ha fatto cadere così in basso? Non è la polvere del suolo da cui sei tratto. La polvere del suolo è cosa buona, opera delle mie mani. È una riflessione che parte dalla parola di Dio, dal libro della Genesi, e arriva dritta dritta al cuore di ciascun uomo, al di là del proprio credo. Sì, e questo è l'altro viaggio di Francesco, quello che interpella le coscienze, che va dritto al cuore, e all'uomo in quanto tale. All'uomo in quanto tale, che noi lo vediamo in questo rimembrare una delle tragedie, no, che ha segnato e ferito la storia di un popolo e dell'umanità stessa, quella della Shoah, ma che da lì parte per considerare il male che può l'uomo. E quindi oltre alla memoria c'è il presente davanti, c'è il presente, tutto quello che può essere e non ripetersi del presente. Quindi anche qui rivediamo l'approfondirsi questa dimensione, no? Che ci chiama in causa tutti. E nel presente ci sono dei gesti da fare. Chiederei di vedere le immagini immediatamente successive, quando Francesco ha incontrato alcuni sopravvissuti ai campi di sterminio e ha baciato loro le mani. Eccole qui le immagini. Anche questi sono... Che cosa ci insegnano questi gesti? Sono... Io credo che sia anche questo
Di fatto lui ha baciato le mani a queste persone, no? Ha baciato ognuno la mano, come aveva fatto anche con Bartolomeo. Quindi sono dei gesti a rovescio, no? Perché è il Papa che si china, e quindi in questo caso è lui che bacia le mani delle persone. Rientra anche questo in quello che è il magistero anche di Francesco. Sono gesti di Vangelo, la possiamo sono dire sono gesti così. Assolutamente evangelici, ma anche del servizio, della prossimità con le persone, della vicinanza, perché noi abbiamo visto questo di Francesco. Praticamente il suo essere nella cultura piena dell'incontro, quella che lui dice, l'essere e farsi prossimo incontro. Sono le parole che abbiamo sentito da lui tante volte e le vediamo in azione. Sì, questo è assolutamente vero per Francesco, perché ciò che ha toccato, ciò che ha smosso, non è stata un'istituzione, non è stato un evento, è stata la sua persona, i ponti passano attraverso la sua persona. L'abbiamo visto anche con il rapporto personale che ha creato con Peres, il presidente palestinese, e come ha sciolto poi anche il primo ministro Netanyahu. Però torniamo un attimo da Paolo Fucili. Paolo, perché quello che abbiamo visto, insomma, il baciare le mani ai sopravvissuti dei campi di sterminio, non è stato, come dire, l'unico gesto fuori programma. Ci racconti anche gli altri? Sì, questo è stato un fuori programma, ma la giornata ne conta anche altri, e anche gesti, possiamo dire, pure di peso importanti. Viene in mente anzitutto una breve visita. Il Papa si è soffermato in preghiera di fronte a una stele, un monumento in marmo nero che si trova sul Monte Erz. Dunque il Papa veniva dal Monte Erz, era diretto allo Yad Vashem. Si è fermato in questo monumento che commemora le vittime israeliane del terrorismo, e lì ha avuto parole importanti, parole belle che dobbiamo ricordare. Appunto, il terrorismo è male perché porta solo odio, è male perché non costruisce ma distrugge. Queste sono le parole che ha avuto il Papa in questo momento, ugualmente non previsto. È stata una richiesta del premier israeliano Netanyahu, e alcuni commentatori hanno messo in relazione questo gesto con il gesto di domenica, fermarsi al muro di separazione che isola i territori palestinesi da Israele e pregare anche lì, ricorderete sicuramente, con la testa china su quel muro. E dunque la correlazione viene un po' da farla, in qualche modo è stata, non è un qualcosa di così peregrino, perché insomma è stato avallato in qualche modo da Padre Lombardi, questa associazione di idee, quando ha detto appunto Padre Lombardi, e ha detto sì, si aspettava in qualche modo reazioni negative al fatto che il Papa abbia pregato al muro di separazione, e però bisogna cogliere il significato positivo di questi gesti, e ha citato proprio come esempio il fatto che il Papa si è soffermato stamattina in questo monumento che ricorda invece le vittime del terrorismo, vittime israeliane del terrorismo. Paolo, poi altri due gesti importanti davanti a un altro muro, il muro del pianto. Eh sì, un altro muro, qui i muri sono stati un po' protagonisti di questo viaggio, il muro del pianto. Il Papa è andato a compiere un gesto tipico della devozione popolare, se così possiamo chiamarla, dell'ebraismo, quella a pregare e inserire dei bigliettini, delle preghiere nelle fessure del muro. Così ha fatto il Papa, e subito compiuto quel gesto c'è stato un abbraccio molto caloroso. Anche questo non era nulla di previsto, ma è stato veramente caloroso, immediato, molto spontaneo, tant'è vero c'è un dettaglio che ha colpito anche me, insomma, il fatto che il vento in quel momento sollevava la mantellina del Papa sulla testa, lui non si è curato di scostarla, perché appunto in quel momento era quasi sopraffatto da quell'emozione che lo ha portato ad abbracciare il rabbino Avraham Skorka, il rabbino capo di Buenos Aires che lo accompagna in questo viaggio. C'era anche l'amico musulmano di Buenos Aires che accompagnava entrambi, è stato uno scambio così, hanno condiviso insieme questa emozione, è stata un'istantanea molto bella, tutto fuori programma, e quindi il viaggio insomma ci ha regalato anche questi momenti belli, forse i più belli potremmo dire.
Grazie davvero Paolo, buon lavoro, buon ritorno a casa anche per te, che parti più in ritardo rispetto al grazie. Volo papale. Sì. Stefania. Sì, sì, grazie. Grazie. Ciao. Abbiamo visto due elementi decisivi, la preghiera e il contatto umano. Della preghiera, laddove Papa Francesco si trova davanti al muro, al mistero del male, è stata l'invocazione allo spirito fortissima in tutti i tre giorni, è un filo rosso. Tu avevi scritto, forse sarà solo una preghiera, anche nel momento di maggior impegno politico, nel gesto più politico, l'invito ad Abu Mazen e a Shimon Peres a incontrarsi a Roma è stato per un momento di preghiera. Sì, questo è stato appunto il fondo, diciamo, di tutto questo suo, di questo suo viaggio, che ha la bellezza proprio del non compiuto alla fine, e anche della coscienza che tutti questi grandi temi che sono stati affrontati, che tutte queste situazioni che sono state affrontate non possono che compiersi con una comune coscienza, e quindi e che poi soprattutto alla fine non possiamo neanche noi stessi essere artefici di questo. Se io credo che i gesti dell'uomo sono incompiuti per definizione. Per compiuti per definizione, a maggior ragione ne prende coscienza i luoghi come quelli che sono della Terra Santa, insomma. Ma questo fatto di pregare davanti al muro, un nuovo muro del pianto abbiamo, perché questo è un muro della separazione, ma un muro della vergogna, che ferisce la dignità di ogni uomo. Quindi lui ha messo e ha fatto lo stesso silenzio nel muro del pianto, così come l'ha fatto prima attraversando quel muro, e che non solo ferisce la dignità di ogni uomo, ma che separa un aspetto importante della vita, che è quello che ha a che fare col cuore dell'uomo, la nascita dalla resurrezione, dalla possibilità di riscatto. Anche fisicamente separa Betlemme da Gerusalemme, cioè il luogo della natività e della resurrezione di Cristo, ma anche per quello che vuol dire per gli uomini stessi. Questa preclusione, questo non poter andare oltre, per la propria non poter vita. Camminare, ritorniamo anche a questa taglia, parola. Taglia Ci la dobbiamo speranza. Interrompere un attimo di pausa e poi ricominciamo. Eccoci di nuovo in studio, giusto il tempo di approfondire un ultimo elemento, quello del dialogo interreligioso, segno della giornata. Il Papa ha incontrato le autorità dell'ebraismo e quelle dell'Islam, la figura di Abramo è stata decisiva come uomo che si mette in cammino, che esce dalle proprie sicurezze, il pellegrino. Sì, ma è stata l'immagine che ha caratterizzato tutti questi giorni, perché si è accompagnato nella terra di Dio, Francesco, proprio con un imam e con un rabbino, quindi al simbolo delle tre religioni discendenti, no? da Abramo. Quindi questo è quello che è stata la nota nuova, caratterizzante, che denota anche la grande libertà di Francesco, del suo agire, del suo mettersi in relazione, nel far indicare con questo che non si può andare verso una pace senza un'intenzione, una fratellanza, insomma, di trovare tra le persone, tra le diverse religioni. Grazie a Stefania Falasca, adesso una puntata speciale di TGTG e poi a seguire il racconto della giornata per parole e immagini, un po' il film del terzo e ultimo giorno di questo pellegrinaggio. Grazie per essere stati con noi e buona serata.